Molto, molto emozionante parlare di immigrazione da questa città che è una porta sul mondo. Io ho raccontato l'apparizione nel porto di Genova nel 1492 degli ebrei esuli dalla Spagna, dove erano stati cacciati da un editto del re Ferdinando d'Aragona, e ho ragionato intorno alla questione del perché, diciamo, coloro che non partirono dalla Spagna ma si convertirono e si fecero battezzare, era il prezzo per rimanere nelle loro case, e poi continuarono a essere, diciamo, considerati una razza inferiore, e su di loro si costruì un paradigma di tipo razziale che è rimasto intatto, diciamo, nella predicazione successiva fino ai nostri giorni, contribuendo in particolare, diciamo, a meccanismi come l'esclusione degli eredi di ebrei dalla Compagnia di Gesù, un'esclusione che è data dal 1573 al 1946. Ferdinando il Cattolico riuscì a creare un grande regno e poi un grande impero, legando con la fedeltà ad una religione che compatta tutta la popolazione. È un meccanismo che rese appunto il caso di Ferdinando, diciamo, particolarmente significativo per Machiavelli, che studiava appunto l'uso politico della religione.